grattocchie. Well, it's a marvelous night for a moon dance. Io per tutti sono semplicemente la signorina Eufemia, una professoressa di storia dell'arte al liceo Papinio Stazio. Pure di questo Stazio devo capire chi è o chi è stato, se me lo chiedono, figura ci faccio. Professoressa e signorina per tutti, mai convolata a nozze. Ma scusate, ma io come convolavo? Se non si è mai presentato nessuno a dirmi vuoi convolare con me? Io sono segretamente sposata. Sì. Proprio così. Con chi? Non ve l'ho detto prima nel presentare. L'Apollo di Frattocchi è più noto come l'Apollo di Tarquinio il Modesto, scultore etrusco originario di Frattocchi. Voi ora state pensando un'altra pazza. Per quanto riguarda l'Italia, io credevo di aver visto tutto ciò che meritava di essere visto, tranne la Biennale di Venezia, che francamente mi fa una cosa nello stomaco. E invece no, no, avevo trascurato il Museo Etrusco di Frattocchi. Troppo affaturata da quell'ambiente per alzare in collo e andarmene, che poi, se io me ne fossi andata, io sarei ancora signorina. Ah, vedo che avete appizzato le orecchie, maliziosetti miei. Voi ora state pensando che di botto, in una sala momentaneamente deserta, un uomo, un giapponese, un cinese, vietnamita o un italiano improbabile. Gli italiani nei musei si contano sulle dita di una sola mano. Mi è zompato addosso e ha fatto, come si dice, e ha fatto i comodi suoi. No. In estasi. Sono andato in estasi. Come Santa Teresa. Che occhi, due occhi che guardavano verso l'infinito, la patria da dove era venuto e dove forse voleva tornare. Casa, casa, come ti? Prima mi sento una vampa di calore, un istante dopo un brivido gelato dietro la schiena. Ora sto all'equatore, ora Polo Nord. E la pressione, se avessi avuto a portata di mano lo strumento per misurarla, avrei visto schizzare la colonnina di mercurio da 80 a 280. Well, I wanna make love to you tonight. Sono stata educata dalle orsoline e loro dicevano che il corpo umano finisce con l'ombelico. And I know that time is just right. Ma la mano all'improvviso non è più mia. Ha una sua volontà e dice, ma chi sei tu? Io faccio quello che voglio. E come infatti la mano comincia a scendere lungo il petto del dio, un petto che dovrebbe essere freddo e di marmo e poi sta nudo, invece emana un leggero calore di persona viva. E la mano, ribelle, anarchica, extraparlamentare, continua a scendere. Ora è sull'addome, ora sulla pancia, ora comincia a sentire sotto le dita i primi riccioli dell'inguine. Eufemia, ma che fai? Mi strilla una voce da dentro. Ma non sono io, è la mano. La tua mano! Ma no, dice che non è più mia. E come infatti la mano continua a scendere, e dove si va a fermare? No, non è possibile, non sono io, è la mano che si è rivoltata contro di me, non vuole più sentire ragione, quando di botto, no! Quel pezzo, si stacca e mi cade in mano. Quella mano che ora dispettosa e maleducata mi fa, ah, ora sono tua. Eppure i problemi da qui ad andare avanti sono i tuoi. Che faccio con questo marmetto? Marmo. In mano.
un purgatorio. Ho castrato. Ho evirato l'Apollo di Frantocchie. E siccome dei pensieri nella mia testa non ce n'era uno al posto suo, mi venne di ricordarmi di quella donna che tanti anni fa a Bagnoli con un rasoio zac e mutilò il marito che la tradiva dicendo niente per me, niente per nessuno. E si liberò del pezzo tagliato lanciandolo dalla finestra. E chi si trovò a passare da lassù avrà pensato ma come da questa finestra piovono cazzo. Dopo sono seduta nell'autobus che mi porta alla stazione. Sul ritorno in treno vi voglio risparmiare ogni particolare. Vi dico solo che il viaggio è stato occupato da una sola preoccupazione. Vuoi vedere che con il calore della mia coscia lui comincia a crescere? Can I just have one more moon dance with you? Pensai che non poteva restare avvolto in un volgare fazzolettino da 10 pezzi al pacchetto. Era sempre appartenuto a un dio e quindi di origine divina anche lui. Mi procurai allora uno scrignetto, una piccola teca con le pareti di vetro e il fondo di velluto e ce lo sistemai dentro. And when you come, my heart... Per prima cosa ho comprato un letto a 2 piazze. Il singolo nel quale dormivo dall'adolescenza l'ho sbattuto in cantina. Anytime io sarò pure pazza, ma scema no. Apro le pagine gialle, cerco un marmista di quelli che fanno le sculture nei cimiteri e mi faccio fare una copia. Lasciamo perdere i commenti del marmista. Se li potete immaginare, no? Ma tanto non mi conosceva. Io con una faccia tosta ho detto un altro nome e in capo a 3 giorni ebbi quella copia. You just tremble inside. Dunque passò qualche anno durante il quale mi venne spesso da pensare ma chissà che fine avrà fatto, se sarà arrivato a destinazione, se l'hanno installato al posto suo e nel suo verso soprattutto. A ronzoni come sono, vuoi vedere l'hanno messo cava sopra? You want me that? Mi recai in quel museo, la scritta per l'Apollo di Frantocchie è sempre lì, ma una volta entrata in quella sala ebbi una sorpresa che non mi aspettavo. Beh, altrimenti una sorpresa sarebbe stata, no? Dunque, l'affare era stato rimesso al suo posto e installato nel verso giusto, ma tutto attorno alla statua del dio avevano collocato una sorta di carabottino di vetro antifurto. Mi avvicino e vedo che l'espressione dell'Apollo non era più quella che mi ricordavo, fiera, solenne, proiettata verso un infinito che vedevano solo gli occhi suoi. No. Mi pareva stizzito. Beh, sfido io, messo in gabbia come un pappagallo brasiliano. Ma ad osservarlo meglio, compresi tutto. Era in sommo grado sofferente, come chi ha subito un trapianto e il suo fisico non è ancora diventato compatibile con il nuovo organo. La sera, dopo cena, prima di andare a dormire, tiro fuori lui dal cassetto, poi dallo scrignetto, poi come se fosse di cristallo soffiato, lo deposito delicatamente al centro del cuscino di broccato rosso e io mi stendo di fianco in maniera che lo posso guardare fisso fisso e così dolce dolce mi addormento senza neanche il sonnifero che prendevo prima. Faccio peccato.